Buonasera, sono Suor Maria Nerina e stasera parliamo di quello che riguarda la spiritualità e soprattutto la mistica del cuore di Gesù, soprattutto per quello che riguarda il Carmelo. Siamo in preparazione della festa solenne del Sacro Cuore che è stata voluta dalla Chiesa per richiesta del Sacro Cuore di Gesù apparso a Santa Margherita Maria, strettamente connessa proprio con la solennità del corpo e sangue di Cristo. È la liturgia che li unisce queste due realtà divine, divino-umane, ma è anche appunto la mistica che le unisce. Quello che è importante nella spiritualità del Sacro Cuore è il suo modo di farci entrare in relazione con Dio in Gesù Cristo. Perché quando noi parliamo del Sacro Cuore di Gesù, parliamo di Gesù intero nella sua parte, nel suo aspetto interiore, quello che c'è ma non si vede, come il nostro cuore. Quando noi abbiamo un'emozione, il nostro cuore batte forte. Quindi il cuore è quella parte di noi che reagisce sì a quello che c'è all'esterno, ma soprattutto è una parte che non si vede, anche se pilota un po' tutto quello che è il nostro modo di essere. Nella Bibbia noi vediamo che il cuore pensa, il cuore elabora decisioni, il cuore valuta quello che c'è intorno e in base a questo assume delle decisioni. Questo vale per il cuore dell'uomo, vale anche per il cuore di Dio, perché la Bibbia parla di Dio in una maniera, si dice, antropomorfa, cioè come in un modo umano, ben sapendo che non è per niente umano, ma per esprimere in qualche modo quello che si capisce di Dio. Bene, quando noi cominciamo a parlare del Sacro Cuore di Gesù, parliamo del cuore dell'uomo Gesù di Nazareth, che è Dio incarnato, Dio fatto uomo, e quindi ha un cuore, ce l'ha come uomo, ce l'ha come Dio. In qualche modo, quando noi parliamo del cuore di Gesù, quindi del cuore della seconda persona della Santissima Trinità, parliamo di tutta la Santissima Trinità. E ne parliamo sotto l'aspetto dell'amore che si dona, dell'amore che viene a cercare l'uomo, fino appunto di farsi uomo, quindi è una spiritualità che riguarda l'incarnazione di Gesù Cristo, per salvarci. E per fare questo noi sappiamo bene che Gesù ha dato la sua vita, si è lasciato crocifiggere, si è lasciato uccidere per noi, versando il suo sangue. Versando il suo sangue non solo durante le sofferenze della passione, ma anche dopo la sua morte, come ci fa contemplare l'Apostolo Giovanni nel quarto Vangelo. Ci dice che Gesù ormai è morto e per verificare se è morto davvero, viene mandato un soldato che trafigge il suo costato, il suo fianco, e ne sgorga acqua e sangue, che sono segni di vita. L'acqua è vita della natura, il sangue è vita dell'uomo. Quindi Gesù morto però dà la vita. Gesù è morto, ma versa su di noi il suo sangue, ci comunica la sua vita. Contemplando questo, dice l'Evangelista, soffermandosi proprio nel Vangelo a descrivere questo, contemplando questo noi troviamo la nostra salvezza. E allora nella contemplazione dei padri della Chiesa, a partire da Sant'Agostino, questo costato trafitto di Gesù Cristo è stato visto come una porta. Gesù che è la porta, lui stesso lo dice sempre nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 10, lui è la porta attraverso la quale si passa. E attraverso il suo costato si passa e si entra fino a vedere
cosa, il suo cuore, a poterlo toccare, come Tommaso nel cenacolo toccò con la sua mano, mise la sua mano nel costato di Gesù su suo invito e vide anche lui, ma più che altro toccò e credette. Cosa credette? Credette che Gesù, come sempre dice Giovanni, ci ha amati fino alla fine, fino all'estremo delle sue possibilità. Questo è il mistero che noi contempliamo quando contempliamo il cuore di Cristo, il cuore che, come disse a Santa Margherita Maria, ci ha tanto amati, ci ha tanto amati, ha dato se stesso per noi. Così, a partire da questa considerazione che fa Sant'Agostino, cioè del costato di Cristo come una porta attraverso la quale si può passare per incontrare vivo il cuore di Gesù e quindi il cuore di Dio della Santissima Trinità, si è sviluppata pian piano nella Chiesa una vera e propria mistica del cuore di Gesù.